cos'è diventata Roma. Non ti accorgi che io sto morendo, Massimo? Quando un uomo è vicino alla sua fine, vuole credere che la sua vita abbia avuto un senso. Come pronuncerà il mio nome il mondo negli anni a venire? Sarò noto come il filosofo, il guerriero, il tiranno? Oppure sarò l'imperatore che ha restituito Roma al suo vero spirito? C'è stato un sogno una volta che era Roma. Si poteva soltanto sussurrarlo. Ogni cosa più forte di un sospiro l'avrebbe fatto svanire. Era così fragile. E io temo che non sopravviverà all'inverno. Massimo, sussurriamolo così, adesso, insieme, tu e io. Tu hai un figlio. Parlami della tua casa. Massimo, è una bella casa. Vale la pena combattere per essa. C'è un ultimo dovere che ti chiedo di compiere prima di tornare alla tua casa. Che cosa vuoi che faccia, Cesare? Voglio che tu divenga il protettore di Roma dopo la mia morte. Te ne darò l'autorità per un unico scopo: restituire il potere al popolo di Roma e porre fine alla corruzione che la rende abietta. Accetterai questo grande onore che ti sto offrendo? Con tutto il mio cuore, no. Massimo, è per questo che devi essere tu. Sicuramente un prefetto, un senatore, qualcuno che conosca la città, che capisca la sua politica. Ma tu non sei stato corrotto dalla sua politica. Massimo. Quinto. Libera i miei uomini. Il senatore Gracco deve tornare al suo posto. C'era un sogno che era Roma. Sarà realizzato. Questo è il desiderio di Marco Aurelio. Liberate i prigionieri! Andate! Roma vale la vita di un uomo giusto. Noi lo credevamo una volta. Fa che possiamo crederlo ancora. Era un soldato di Roma. Onoratelo. Chi mi aiuta a portarlo? Thank you.
Adesso siamo liberi. Io ti rincontrerò un giorno. Ma non ancora. Non ancora.